È stato chiuso per mancanza di personale il reparto di emodinamica dell'ospedale San Martino. Già in grave penuria di medici, il reparto aveva subito una riduzione di orario dalle 8 alle 14, ma a causa delle ferie di uno dei due specialisti del reparto, per 2 settimane coloro i quali dovessero avere necessità di quel tipo di prestazione si dovranno recare a Cagliari. È il caso, ad esempio, di problemi come l'infarto con trombolisi o di tutti quei disturbi legati alla fisiologia cardiovascolare. Ovviamente, chi dovesse usare sintomi di arresto cardiaco potrà recarsi al pronto soccorso della città, dove verrà assistito e riceverà una valutazione. In caso di trombolisi verrà immediatamente trasferito a Cagliari con un'ambulanza. In autunno la ASL annuncia un incremento dei medici del reparto, così da poter nuovamente garantire il servizio per l'intera giornata. All'indomani delle elezioni regionali e della composizione della giunta, sul tavolo del presidente Solinas, degli assessori e dei partiti della maggioranza vi è il consistente pacchetto delle nomine ai diversi livelli, in tutto oltre 100 posti ben retribuiti tra manager, direttori e vice, commissari e addetti di vario genere, compresi quelli nei diversi uffici stampa. Al momento non pare che elementi dell'Oristanese siano nel novero degli staff da nominare, ma l'elenco degli incarichi da attribuire è copioso e può anche darsi che qualche personaggio vi trovi posto sperando in una più attiva presenza di quanti in precedenza avevano ricoperto questo genere di ruoli. Per ora l'Oristanese si deve accontentare, si fa per dire, di 2 assessori di genere, Anita Pili all'industria e Gabriella Murgia all'agricoltura, con la prima che nell'ambito di una rivisitazione sullo stato dei consorzi industriali in Sardegna, con la giunta regionale ovviamente, doveva porvi mano per un esame sulle criticità esterne ed interne, compreso il ricambio dei presidenti e quindi anche quello di Oristano. L'assessore all'agricoltura appena nominata ha subito preso posizione mettendo in discussione il ruolo delle agenzie regionali, la ORE, Argea e Agris. L'idea è di ricomprendere queste strutture all'interno degli apparati dell'assessorato regionale. Di fronte a questa ipotesi sono in molti a non esserne convinti, ma il confronto vero e proprio non è ancora aperto. Capitolo consorzio di bonifica. Battista Ghisu del PD ha intanto indetto per la fine dell'anno le elezioni del presidente. Dovrebbe, non si sa bene quando, cessare dall'incarico di commissario. Per sostituirlo viene fatto il nome dell'ex sindaco di Cabras, Cristiano Carrus, già consigliere provinciale. Ormai si sa, i roghi sono una grande piaga per la nostra isola. Essi sottraggono suolo produttivo all'agricoltura, modificano il nostro straordinario paesaggio, distruggono importanti ecosistemi, ma soprattutto espongono pericolosamente i territori devastati ad ulteriori rischi di frane. Intanto, ieri 18 luglio è stata firmata la convenzione tra la Regione Sardegna e i Vigili del Fuoco per la campagna antincendi 2019. Abbiamo stanziato 600.000 euro per finanziare l'accordo di collaborazione con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per la campagna. 430.000 euro copriranno le spese del personale e 170.000 per mezzi e attrezzature. Lo ha dichiarato l'assessore regionale della difesa dell'ambiente Gianni Lampis. Il personale del corpo sarà impegnato nei territori ma anche nelle sale operative del Corpo Forestale e della Protezione Civile, collaborando a potenziare l'organizzazione regionale e migliorando l'efficacia degli interventi in caso di roghi, ha aggiunto l'assessore. Quest'anno contiamo più di 1.000 roghi, rilevati con una diminuzione della superficie coinvolta, a riprova della maggiore tempestività ed un migliore coordinamento tra i protagonisti del sistema antincendio, ma non dobbiamo abbassare la guardia. La convenzione contiene procedure operative per la cooperazione interforze durante la campagna, compresa la cooperazione del coordinamento delle attività di spegnimento degli incendi boschivi e rurali di protezione civile, nonché il potenziamento delle sedi istituzionali dei Vigili del Fuoco. Oltre alla convenzione operativa con il Corpo dei Vigili, stiamo pensando a un accordo con l'Ufficio Scolastico Regionale per affrontare un'importante sfida culturale. Bisogna spiegare alle giovani generazioni sarde l'importanza della prevenzione dell'antincendio e non ci può essere migliore sede della scuola, luogo deputato alla loro formazione, ha concluso l'assessore Lampis.
La riorganizzazione voluta dal sindaco Abis non ha prodotto risultati positivi, sono le parole della minoranza in consiglio comunale a Cabras, che con una nota critica la modalità di gestione degli uffici da parte dell'amministrazione che da poco più di un anno guida la cittadina lagunare. In particolare i consiglieri Manca, Meli, Pinna, Fara e Meli sostengono che col nuovo assetto le risorse ottenute con il taglio dei responsabili siano state impiegate per il maggior costo della giunta e del futuro staff. Nessun risparmio dunque. Ad avvalorare la tesi dei consiglieri vi sarebbe il crescente malumore dei dipendenti che, scrivono i capigruppo di Cabras Domani e Sviluppo Collettivo, sarebbero costretti a orari assurdi perché carichi di lavoro. Insomma, una situazione insostenibile, affermano, che sta generando gravi ritardi nelle pratiche in accertamento di conformità per quanto riguarda la compatibilità paesaggistica, dove manca la delega al paesaggio. Nomina, continuano, che l'amministrazione avrebbe dovuto fare immediatamente per evitare il blocco del rilascio delle concessioni edilizie, che causa danni incalcolabili a cittadini e imprese. Il sindaco Abis, dal canto suo, commenta dicendo che la mole di lavoro è considerevole, ma gli uffici stanno lavorando alacremente. Sicuramente, continua Abis, è fasullo parlare di un aumento della spesa o di un mancato risparmio, considerato che molti incarichi sono stati tolti e non c'è stata alcuna successiva nomina per quanto riguarda lo staff. Abbiamo messo in piedi una macchina organizzativa che sta iniziando il suo percorso, afferma, ed è imprudente e prematuro dare giudizi dopo solo 2 mesi dalla riorganizzazione. Sulla questione della delega al paesaggio, infine, il primo cittadino dichiara che è stata presentata la delibera alcune settimane fa ed è in corso la nomina, che avverrà a brevissimo. Con il caldo torrido, con l'afa, in particolari circostanze e luoghi, pensiamo ad una giornata di lavoro con le temperature attorno ai 40 gradi, diventa impossibile rinunciare all'uso del condizionatore. Portatili, fissi o centralizzati, economici o meno, soprattutto oggi, per gli oltre 350.000 impianti di condizionamento in abitazioni, negozi, attività produttive, sono a disposizione oltre 3.000 professionisti specializzati nel curare circuiti di refrigerazione, supportati da più di 6.000 dipendenti. Nell'isola, ben il 47,5% degli immobili utilizza il sistema di condizionamento caldo-freddo, ovvero la climatizzazione unica per estate e inverno, contro una media italiana del 29,4%. A dirlo sono i dati contenuti nell'osservatorio di Confartigianato Sardegna per le medie e piccole imprese. Per non incorrere in guasti, abnormi consumi di energia elettrica o ancora peggio in gravi problemi di salute, Confartigianato ha fatto presente come sia necessario effettuare la manutenzione periodica e che solo le ditte e gli artigiani qualificati aggiornati possono escludere eventuali rischi. C'è una fortissima richiesta di assistenza e controllo, ha dichiarato Antonio Mazzuzzi, presidente di Confartigianato. Le aziende stanno lavorando tantissimo in queste settimane, sia per il condizionamento, sia per la ventilazione, tanto che spesso si può far fatica a trovare il materiale dai fornitori. La sensazione è che molte persone abbiano deciso all'ultimo momento. Il consiglio è sempre quello di affidarsi a professionisti e programmare, magari per i mesi in cui non c'è necessità e c'è più tempo per lavorare con calma, per esempio fra ottobre e novembre, ha concluso Mazzuzzi. In corso l'edizione 2019 del Festival della Resilienza, promosso dal Circolo Propositivo e appoggiato dal Forum Giovani di Macomer. Il festival vuole proseguire nella rivoluzionaria concezione che la crisi economica possa essere, anziché la nascita della recessione, una scintilla che possa innescare il cambiamento in positivo, ovvero, anziché piangersi addosso, cercare di trovare soluzioni e cammini alternativi, non senza analizzare quali sono le risorse esistenti. Si parte dall'analisi della situazione che vede andar via la maggior parte dei giovani attivi, molti dei quali laureati in cerca di occupazione, soprattutto all'estero. Molti di essi sono dotati di capacità e vorrebbero tornare. Un freno al ritorno, però, è anche la convinzione che nei paesi non ci sia niente per cui valga la pena di vivere. Il fenomeno contribuisce allo spopolamento della Sardegna, per cui molti paesi minacciano di scomparire entro una trentina di anni. Paradossalmente, le statistiche dicono che le produzioni di gran pregio, per il 90%, vengono dai piccoli centri. Si tratta quindi di innescare un processo positivo, usando la scienza e l'arte, in questo caso, per mettere a confronto realtà positive e variare la narrazione del disagio. Per questo motivo sono giunti artisti da varie parti del mondo che hanno iniziato la loro opera a Macomer e dintorni.
Contemporaneamente in tutta la città sono stati affissi dei manifesti che a mo' di provocazione invitano a riflettere sui motivi della permanenza in loco e sulle motivazioni dello spopolamento. Verrà anche avviata una Summer School che tenderà a scoprire il capitale umano che ancora persiste in loco e quello che invece è andato fuori, ed una scuola di giornalismo. Una grande funzione aggregativa verrà attivata inoltre dal teatro, cosiddetto immersivo, che promuoverà la partecipazione della gente. È normale che esista la paura in ogni uomo, l'importante è che sia accompagnata dal coraggio. Non bisogna lasciarsi sopraffare dalla paura, altrimenti diventa un ostacolo che impedisce di andare avanti. Il 19 luglio 1992 è stato ucciso Paolo Borsellino in un agguato della mafia in via D'Amelio a Palermo. A 27 anni dalla strage restano ancora molti misteri tra depistaggi e omissioni. Quel giorno d'estate, dopo aver pranzato con la moglie e i figli, il giudice si è recato insieme alla scorta in via D'Amelio a trovare la madre. Lì, una Fiat 126 parcheggiata vicino alla casa della mamma di Borsellino, sulla quale erano stati messi 100 kg di esplosivi, è stata fatta esplodere al passaggio del giudice. Nell'attentato, oltre a Paolo Borsellino, sono morti 5 agenti della scorta: Emanuele Alloi, Agostino Catalano, Vincenzo Limuli, Walter Eddi e Claudio. L'unico sopravvissuto è stato Antonino Vullo, che stava parcheggiando una delle autovetture e si trovava più lontano dal punto dello scoppio. 2 mesi prima, il 23 maggio, erano stati assassinati Giovanni Falcone insieme alla giovane moglie Francesca e altri poliziotti eroici, servitori dello Stato. Si tratta di uno dei periodi più bui della storia della Repubblica italiana. Falcone e Borsellino furono personaggi discussi, per alcuni molto odiati in vita e molto amati dopo la morte. Hanno sempre lottato in prima persona per tutelare la propria autonomia di giudici contro la mafia e oggi sono considerati un simbolo positivo, una storia da non dimenticare. Il comune di Oristano ha pubblicato il bando per la concessione di contributi di sostegno del canone di locazione per l'anno 2019. I destinatari dei contributi sono i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata e occupate a titolo di abitazione principale e i titolari di contratti di locazione a uso residenziale delle unità immobiliari di proprietà pubblica destinate a locazione permanente del programma 20.000 abitazioni in affitto. In entrambi i casi gli alloggi devono essere siti nel comune di Oristano. I requisiti per accedere ai contributi sono contenuti nel bando integrale pubblicato sul sito internet istituzionale www.comune.oristano.it. Una complessa operazione finanziaria è in corso a livello nazionale con la Banca Popolare dell'Emilia-Romagna, che nell'isola ha acquisito il Banco di Sardegna. Ora è stata autorizzata dall'antitrust ad acquistare la Unipol Banca. La complessa trattativa è in via di definizione e all'interno della stessa è riposta grande attenzione sulla gestione e presenza nei territori di sportelli targati Unipol Banca. Dal 17 giugno al 21 settembre al comune di Oristano entra in vigore l'orario estivo, pertanto l'apertura pomeridiana al pubblico è prevista nella sola giornata di martedì, anche per il comando di polizia locale. Sono comunque garantiti i servizi essenziali. Si è riunita ieri, giovedì 18 luglio, l'assemblea dei soci dell'Artigian Service Oristano, durante la quale sono stati consegnati dal direttore della Confartigianato Marco Franceschi i riconoscimenti alle imprese per aver raggiunto il traguardo dei 50 anni di attività. Obiettivo è quello di rilanciare il lavoro dell'associazione per supportare anche in futuro le imprese dell'Oristanese. Con un finanziamento pari a 200.000 euro del programma Iscola, il paese di Sola Russa entro settembre avrà una completa ristrutturazione dei locali scolastici. Prevista una nuova pavimentazione, la ristrutturazione dei servizi igienici, nuovi arredi e la sostituzione di porte e infissi interni. Sabato 20 luglio dalle ore 18.30 presso la piazza Otoca di Santa Giusta si svolgerà la Sagra della Pecora, manifestazione organizzata dal Comitato Santa Severa 2019 Leva 69 per la raccolta fondi e il finanziamento della festa religiosa e civile che si terrà a settembre. Oltre alla distribuzione del pasto a base di carne di pecora ci saranno scuole di ballo e giochi per bambini per intrattenere e rallegrare la serata. La manifestazione ha il patrocinio del Comune di Santa Giusta e la collaborazione della Proloco del Paese.